Nella mattinata odierna la squadra mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare coercitiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 10 soggetti di origine napoletana, di età compresa tra i 26 e i 67 anni, gravemente indiziati di tentata rapina aggravata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento compendia gli esiti di un'articolata attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Napoli su due individui che nel quartiere Secondigliano, a bordo di uno scooter, tentavano di rapinare una donna del proprio orologio Rolex. Le indagini hanno consentito inoltre di raccogliere indizi sull'esistenza di due diversi gruppi, operativi prevalentemente nelle zone di Cappella a Ponte Nuovo, Case Nuove e Gianturco, dediti alla vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, e hanno consentito agli investigatori di arrestare in flagranza di reato alcuni dei pusher e sequestrare diversi quantitativi di droga.